Ciao! Allora, periodo estivo, quindi per quanto mi riguarda, non solo d'estate tutto l'anno, ma d'estate ancora di più, esfolianti a go-go. Io ho una pelle molto molto secca, come ormai vi ripeto spesso, e ho sperimentato un esfoliante fatto in casa che è uno spettacolo: viso, labbra e corpo. Ora, io adesso ve lo farò vedere in quantità minime perché lo vado a fare sulle labbra. Io ho le labbra molto secche, in più ho il vizio di pizzicarmele, di tirar via le pellicine con le unghie, quindi è una cosa disastrosa. E nel periodo estivo mi si seccano ancora di più, nonostante io metta burri e quant'altro, mi diventano sempre molto secche, quindi ho necessità proprio di esfoliarle spesso. E tra tutti i tipi di esfolianti specifici per le labbra, ne ho provati un po' di tutti, anche quello di Yves Saint Laurent, un po' di tutti i tipi, ho notato che l'unico che mi fa veramente bene è questo fatto in casa, fatto con zucchero e miele. Ottimo anche per il viso, vi lascia veramente il viso molto morbido, liscio, è spettacolare. Allora, adesso ve lo faccio vedere in quantità minime, proprio perché vi ripeto, lo devo fare per le labbra, quindi me ne basta poco. E prendo semplicemente un po' di zucchero, lo metto in una tazzina e poi, se riesco ad aprirlo, ok, e poi un po' di miele. Che veramente lo so, io non so se a voi piace, io odio, odio veramente il miele, sia da mangiare sia come odore, però vabbè, che devo fare? Mi tocca, nel senso che comunque fa bene e lo facciamo. Allora, quindi prendo questo po' di miele, un po' di zucchero distordito e vado a creare proprio una specie di poppetta. Cerco proprio di schiacciarlo bene sulle pareti per creare proprio, per amalgamare bene le due quantità, le due sostanze. E una volta ottenuta questa poppetta qua, la prendo semplicemente col dito e la vado a massaggiare nelle zone di interesse, in questo caso sulle labbra. Massaggio bene, poi li sciacquo, le labbra sono veramente morbide e già idratate, perché comunque il miele è molto nutriente e idratante. Poi, se volete, non dovete fare nient'altro dopo il risciacquo che applicare un po' di burro cacao. Idem per quanto riguarda viso e corpo. Spero di esservi stata d'aiuto, di avervi dato un'idea carina, insomma, per questo periodo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!